Popolo di YouTube, io sono Mustang Interista 1 a 3, 1 a 3, vittoria importantissima contro lo Slavia Praga 3 a 1. Perché vittoria importantissima? Perché innanzitutto ce la siamo meritata. In secondo luogo, invece, in questo momento siamo qualificati perché il Barcellona ha battuto il Borussia Dortmund. Questo ci proietta quindi al secondo posto a pari punti, ma abbiamo uno scontro diretto contro il Dortmund. Non mi aspettavo di essere ancora in gioco a quest'ora. Va detto che è difficile, però intanto godiamoci questo momento, godiamoci questa momentanea qualificazione. Poi, non, ripeto, non è finita, ce la dovremo giocare col Barcellona. Ma adesso lasciamo perdere questo argomento, parliamo della partita. Partita in cui, allora, lo Slavia Praga, devo dire, mi ha stupito molto, non solo contro di noi, ma anche vedendolo contro il Barcellona e il Dortmund. È una squadra rognosa, ragazzi, e anche oggi è stata rognosa. E ha iniziato anche meglio. Secondo me il primo tempo, anche in fin dei conti, l'aveva giocato più o meno alla pari con noi. È una squadra che anche ci somiglia molto per certe cose. Una squadra che corre, che pressa molto. E noi, sì, una squadra che ci somiglia. Gioca in maniera simile a noi, con aggressività. Ovviamente ha meno qualità di noi. E a tratti magari nel primo tempo non si è visto, però poi... E nel secondo tempo, ragazzi, abbiamo dominato. Primo tempo che comunque a me è piaciuto. Lukaku ha fatto una grande azione e ha portato poi la messa in mezzo. Dopo aver resistito a delle cariche fisiche, lui è rimasto sempre in piedi, fermo, non si sposta, in mezzo per Lautaro, gol del vantaggio. Poi avremmo anche fatto il secondo gol in realtà, sempre con Lukaku, però precedentemente c'è stato un contatto in area con noi. Molto precedentemente, anche secondo me, l'arbitro ovviamente si sveglia in ritardo. E qua vorrei aprire una parentesi: l'unica magari cosa negativa di questa partita, che non è riguardante niente, riguarda un po' la VAR. Io dico, cioè, ma io mi rivolgo neanche all'arbitro di stasera, mi rivolgo al signor Rizzoli. Devi anche un po' creare un regolamento preciso, perché secondo me ci sono delle discrepanze in questo regolamento, delle falle. Cerca di rimediare, perché ci sono sempre queste incomprensioni. Perché anche io non ne ho parlato, ma rigore, c'è, cioè, il gol del 2-1 della Juventus contro l'Atalanta, era da annullare. E come è stato annullato, come non so, è stato annullato il nostro per il rigore, oppure viceversa, vuoi metterla al contrario la regola? Allora metti che se passa tanto tempo dall'altra azione, allora non se ne fa niente perché è passato tempo. Cioè, inventati qualcosa, Rizzoli, perché così non può andare avanti. Cioè, ti trovi il gol che poi sì, c'è stato quel contatto in area prima, ma uno anche dopo un certo punto se ne dimentica, non vedi nessun check in corso, l'arbitro che non parla insomma, al microfono. E quindi ecco, insomma, Rizzoli, dati una svegliata, vedi di migliorare queste regole, perché dopo crei danni, ecco. Poi vabbè. Chiusa questa brutta parentesi, lo Slavia pareggia 1-1. Quindi dopo andiamo all'intervallo con un pareggio. Secondo tempo che inizia molto intensamente, sicuramente giochiamo meglio noi, però attenzione perché anche loro hanno avuto delle occasioni per andare in vantaggio, ovviamente ne abbiamo avute più noi, abbiamo preso anche due traverse e alla fine il 2-1 lo facciamo su contropiede con il nostro Lukaku che va in porta col pallone, grandissimo, 2-1. E per finire poi c'è anche il 3-1 di Lautaro Martinez, sempre su assist di Romelu Lukaku, ragazzi. 3-1, poi un altro gol annullato, giustamente, a Lukaku questa volta, cioè anche l'altro, però questo è proprio giusto, non ci piove, il VAR qua è stato efficace. Finisce 3-1 e quindi, beh, penso possiate già intuire chi sia l'uomo partita è Lukaku. E ragazzi, attenzione perché voglio dare un voto molto molto alto a Lukaku e sarà forse il voto più alto che ho dato di tutti, anzi sicuramente il voto più alto che ho dato, perché alla luce della grandissima prestazione che ha fatto, alla luce dei due assist, alla luce del gol, alla luce anche che avrebbe fatto anche altri due gol e glieli hanno annullati, io voglio premiarlo con un 9 meno. 9 meno per Lukaku, grandissimo uomo, non lo sposti mai, non ha sbagliato praticamente niente. I controlli palla che sbagliava tutte le altre volte, adesso le fa tutte giuste, è diventato veramente. Si è adeguato finalmente, doveva solo ambientarsi Lukaku, vedete, è un grandissimo giocatore, è un grandissimo giocatore
E per me in questa squadra è insostituibile Lukaku, non puoi cambiarlo, è fortissimo, fisicamente è fortissimo e sa anche dribblare, avete visto, dribbla anche, non è niente male, resiste alle cariche, lui quando si impunta non si sposta, è fortissimo. E anche il piede buono perché appunto ha fatto due assist a Lautaro Martinez, quindi bene bene Lukaku, 9 meno, 9 meno, a Lautaro Martinez invece do 7 e mezzo. Anche lui prende un bellissimo voto, il secondo migliore in campo sicuramente è lui. Lui, diciamo, sì, ha fatto un'ottima partita anche lui. È un po' si sì, ha sprecato delle occasioni in certe occasioni, poi mentalmente a volte non è lucido, si è anche qua fatto ammonire con un fallo stupido e inutile. Però d'altro canto la grinta c'è, il senso del gol anche è migliorato, lo dimostra questa doppietta, quindi per te, caro Lautaro Martinez, un bel 7 e mezzo. Quindi benissimo, adesso passiamo anche agli altri voti perché ovviamente insomma, c'è tutta la squadra da valutare. Handanovic si prende un 7 meno, ha dovuto fare pochi interventi e li ha fatti, soprattutto quella parata sulla svista insomma, di Brozovic e Borja Valero, quella è stata la parata più importante che ha fatto Samir Handanovic. Difensori, ragazzi, questa volta do il voto più basso a De Vrij, gli do 6 più, è stato forse un po' più incerto delle altre volte. Però comunque nel complesso la sufficienza se la prende, 6 e mezzo per Skriniar e un bel 7 lo voglio dare a Godin che oggi è stato il leader della difesa secondo me. È stato perfetto, è venuto fuori anche molte volte, si è adeguato a questa difesa a 3, dimostra di essere un grande campione Godin e penso anche che possa migliorare ancora in realtà. Quindi dai, continua così Diego Godin, a me sei sempre piaciuto e continua a tifare per te, io guarda anche nel bene e nel male, a me piace molto questo giocatore. Quindi, niente, cioè, continua così, Diego Godin. Poi passiamo ad Antonio Candreva, che si prende anche lui un bel 7. Ha fatto una partita di sacrificio, però ha corso tanto su quella fascia. È l'emblema, secondo me, di questa squadra. Proprio io metterei Candreva come foto, perché come foto simbolo di questa Inter, Candreva, perché Conte qua l'ha trasformato, è stato veramente bravo, ha fatto. Non lo so che lavoro abbia fatto su Candreva, ma io se penso a quello dell'anno scorso, cioè, io lo deridevo, mi faceva incazzare, ma questo è un altro Candreva, ragazzi, cioè, è un Candreva importantissimo per questa squadra, cioè, non lo ha neanche tolto e giustamente non l'ha tolto. Dopo, vabbè, insomma, non, è ovvio, so che è un giocatore limitato, però comunque intanto il suo 7 se lo porta a casa, grandissimo impegno, qualche buona giocata e anche difende anche tutto sommato bene. Contando che deve farsi tutta la fascia. Purtroppo, invece, unica insufficienza a Biraghi, gli do 5, ragazzi. Unico giocatore insufficiente, non si vede, non fa il compitino, a volte non fa bene neanche quello. E tutto ciò, infatti, mi fa optare per un 5. Mi dispiace Biraghi, niente da fare, 5. L'unico giocatore che non riesce proprio a convincermi. Poi passiamo al centrocampo. Allora, Vecino gli do un 6 proprio tirato, 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 perché ha fatto bene la fase difensiva, qualche inserimento, però d'altro canto col pallone tra i piedi è proprio impedito, cioè impedito. Sembra di vedere quando gioco io a pallone che non riesco a stoppare la palla, cioè, stessa roba, cioè proprio. Cioè, è impedito, cioè, non so, questa palla tra i piedi, non so, a volte sembra che non sappia cosa fare, boh. Mi piace di più quando non ha la palla, ecco, diciamo così. E poi do un bel 6,5 a Brozovic, ha sbagliato qualche pallone, però ha fatto grandi giocate, 6,5 per Brozovic, così come al signor Borja Valero, il vecchietto si prende anche lui 6,5, mi ha sorpreso, ha fatto una bellissima partita, qualche svista anche lui. Però nel complesso a me è piaciuto Borja Valero, ha giocato bene, visione di gioco, lento, sì, va bene, però intanto i piedi buoni ce li ha. Quindi Borja Valero gli si può dare un bel 6,5. Passiamo alle sostituzioni. Le sostituzioni gli do un bel 6,5 a Lazzaro che è entrato molto bene, secondo me, non ha fatto molto, però è stato decisivo, secondo me, ha fatto quel, vabbè che dopo ha bucato il difensore, però. Intanto ha lanciato lui Lukaku, quindi Lazzaro si prende un bel 6,5, Gagliardini 6, non, insomma, fa il compitino e basta, gli si può dare 6, Esposito senza voto, ha giocato veramente poco, sì è vero che quando è entrato magari la partita è cambiata in favore nostro, però
non mi sento di dargli un voto, quindi ecco. E per finire, Antonio Conte, oggi ti do 6 e mezzo, Conte. Bene, bene, mi sei piaciuto. La squadra ha interpretato bene la partita. Sei stato bravo anche negli spogliatoi a dare carica ai giocatori, a dirgli di non abbattersi per questo 1-1 ingiusto, secondo me. Quindi 6 e mezzo te lo do. La squadra è entrata col piglio giusto. Cambi non potevi fare molto, però comunque sei stato bravo. No, 6 e mezzo va proprio bene, secondo me, dai. 6 e mezzo, diciamo anche più della seconda parte, della parte alta del 6 e mezzo, diciamo però 6 e mezzo, dai, come voto, ecco. Quindi sono contento di Conte, ha fatto molto bene e poveretto anche lui, quando prendevamo tutti quei pali, le sue espressioni mi facevano ridere, mi immedesimavo anche in lui, ecco. Sembrava anche girare male, soprattutto anche a Lukaku, che non riusciva a fare sto benedetto gol, perché o glielo annullavano o appunto ho preso la traversa di testa. Però ecco, insomma, quindi ragazzi, niente, bene, sono molto contento. Morale della favola, adesso siamo secondi e ce la lottiamo. Bene ragazzi, adesso ci vediamo per Interspal, io vi saluto tutti quanti. Iscrivetevi al mio canale se volete mettete il mi piace. Forza Inter! Ciao!